Ecco un nuovo video. Qui sto tagliando la legna per il mio caminetto. Sono tutti attrezzi sempre che io ho, che mi ha lasciato mio padre, quindi non è che devo comprarli. Ho preparato sotto il capannone la legna da tagliare, che è questa qua che vedete sulla destra. E poi, oggi che è una giornata di pioggia, ho approfittato per tagliarla a pezzettini corti di 40 cm e poi li spacco con un'apposita ascia per spaccare la legna. Quelli brutti, fatti nodosi eccetera, che è difficile da spaccare, li taglio con la sega direttamente. Però è meglio spaccarli perché ardono molto meglio, si formano praticamente delle pareti molto ruvide e così prende fuoco più facilmente la legna. E come potete vedere, già con 10 minuti già hanno tagliato parecchia, vedete? Tutta quella che ho portato dentro. Questi che vedete sulla sinistra sono dei pezzi che ho lasciato per spaccare l'altra legna, come si vede nei film di Rambo, che lui spacca la legna, ma quella legna che spacca lui è facile da spaccare, perché è morbida, è legna di pino, di abete, invece questa è legna di quercia, è tosta come una quercia. E così, una volta che ne ho fatto un po', la prendo poi con la carriola, no? E la metto dentro una stanza areata dove si mantiene asciutta e non si formano le tarme, insomma, non si rovina. Adesso, quando ne ho fatta l'altra po', vi faccio vedere. Per adesso chiudo. Vedete la sega che gira? È molto pericolosa. Come funziona questa sega? Funziona con un gruppo elettrogeno che adesso mi avvicino e ve lo faccio vedere. Allora, continuiamo il video. Guardate con un'ora di lavoro quante ne ho tagliate e le ho preparate. Adesso ci sono rimaste quest'altre, lo stesso, bisogna spaccarle, già le ho tagliate a 50 centimetri, 40 centimetri. E queste qui sono quelle più piccoline che servono per partire col fuoco all'inizio, quelle, i rami. Poi quando il fuoco è partito ci si mettono queste grandi. E questa sega adesso la devo riaddrizzare perché si è inclinata un po' a destra e verso l'esterno. Ci devo mettere dei rinforzi sotto perché sta, è meglio che sta a livello, taglia pure così, non c'è problema però. E questa sega è un motore trifase e io, come non ho la corrente, ho un gruppo elettrogeno che lo collego con questo motore trifase. Quanti cavalli c'ha non lo so veramente, però è un bel motore. Adesso, visto che stiamo qui, vi faccio vedere la parte che va spaccata a mano, perché è meglio spaccarla che tagliarla, lo ripeto. Se è possibile spaccarla, quei belli pezzi lisci che si spaccano con facilità. E c'è questo attrezzo che è un ottimo attrezzo, è una mazza a forma di zeppa, pesa, non so preciso se pesa 4 kg, 3 kg sicuri. E c'è un bel manico di un materiale molto antiscivolo, molto buono. E la marca è Rainaldi, mi sembra. Ora andiamo a vedere. Io l'ho presa da una ferramenta. Sì, no Rainaldi, Rinaldi, Made in Italy, Rinaldi BR. Che è BR? Brescia, non lo so. Eccola qua. Questa qui è tremenda, questi pezzi così da 40-50 cm, una botta e via, perché è molto pesante. Certo, dopo un'ora di lavoro, insomma, le spalle, le braccia, uno le regge. Però se uno deve fare un allenamento, che è un pugile, oppure qualunque altro sport, come i pesi, eccetera, con questa qui si può allenare. Fa due piccioni con una fava, mi spacca la legna a me e si allena per le gare.
Ok, passo e chiudo.